Leggiamo oggi dallo Srimad Bhagavatam, canto quinto, capitolo decimo, intitolato Descrizione dell'isola di Jambudvip, il verso numero 9. È in prosa, quindi lo leggo solo io. Bharate pivarte bhagavam naranarayana svakya Akajantam upattyata dharma gyana vairagya vaishrakya pashanam param atmopalam bananam anugrahavi atma vatanam anakampaya tapo vyaktya gatis charoti. Traduzione. Sukadeva Goswami continuò: le glorie di Dio, la persona suprema, sono inconcepibili. Egli è apparso nella forma di Naranarayana sulla terra di Bharatavarsha, sul luogo conosciuto come Badarikashrama, per favorire i suoi devoti, insegnando loro la religione, la conoscenza, la rinuncia, il potere spirituale, il controllo dei sensi e il modo di liberarsi dal falso ego. Egli possiede grandi qualità spirituali e si dedica alla pratica dell'austerità fino alla fine di questo kalpa. Questo è il metodo della realizzazione spirituale. Spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. La gente dell'India può visitare il tempio di Naranarayana a Badarikashrama per capire come Dio, la persona suprema, nella sua manifestazione di Naranarayana, si impegna nell'austerità al fine di insegnare alla gente come raggiungere la realizzazione spirituale. È impossibile realizzarsi spiritualmente solo immergendosi nella speculazione e nell'attività materiale. Bisogna essere molto seri nella ricerca della realizzazione spirituale e nella pratica dell'austerità. Sfortunatamente, coloro che vivono in questa età, i Kali, non conoscono nemmeno il significato dell'austerità. E proprio a questo scopo il Signore è apparso nella sua forma di Sri Chaitanya Mahaprabhu per offrire alle anime cadute il metodo più facile di realizzazione spirituale chiamato tecnicamente Cetodarpana Marjaram, cioè il metodo che permette di purificare il cuore da tutta la sporcizia. Questo metodo è estremamente semplice perché tutti possono prendere parte al meraviglioso Krishna Sankirtanam recitando e cantando il mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nell'epoca in cui viviamo esistono diverse forme di pseudo-conoscenza scientifica avanzata, come l'antropologia, il marxismo, il freudismo, il nazionalismo e l'industrialismo. Ma se invece di adottare il metodo praticato da Naranarayana lavoriamo molto duramente seguendo queste direttive, non faremo altro che perdere la nostra preziosa forma di vita umana. Così saremo certamente ingannati e sviati. Ecco ancora la traduzione. Sukadeva Goswami continuò: le glorie di Dio, la persona suprema, sono inconcepibili. Egli è apparso nella forma di Naranarayana sulla terra di Bharatavarsha, nel luogo conosciuto come Badarikashrama, per favorire i suoi devoti, insegnando loro la religione, la conoscenza, la rinuncia, il potere spirituale, il controllo dei sensi e il modo di liberarsi dal falso ego. Egli possiede grandi qualità spirituali e si dedica alla pratica dell'austerità fino alla fine di questo kalpa. Questo è il metodo della realizzazione spirituale. Om Magyana Timiranda Syagiranjana Surakaya Chaksarunitangirata Smay Shri Guravena Maha Sri Chaitanya Manuvistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Katamayam Dadatishva Parantikam Vancha Kalpataru Vescha Kripa Sindhu Vyeva Shapatita Nampa Vanabhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasvi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Allora, vedo molto interessante il commento che fa Srila Prabhupada. Lui riporta costantemente l'attenzione su questo punto, sul fatto che la gente sta sprecando la vita. Il problema è che loro non lo sanno che stanno sprecando la vita. Anzi, spesso a noi devoti, almeno a me capita, qualcuno ti dice: ma tu non c'è nient'altro di meglio da fare nella tua vita, invece che star lì a girare, a fare vestiti in quel modo,
accocciarti in quel modo e fare quel tipo di vita. Intanto gli rispondo: sì, hai ragione, non c'è nient'altro di meglio da fare, cioè nel senso che ho provato tutta una serie di cose e ho visto che non c'era niente di meglio di questa, di fare questo tipo di vita, di fare la vita spirituale. Perché la gente ovviamente ha altri parametri, sono convinti che la realizzazione della vita sia appunto diventare una persona ricca, una persona famosa, una persona conosciuta, una persona istruita, eccetera, eccetera. E non è che sono tutti sbagliati, voglio dire, questi concetti, non è che uno deve semplicemente annichilirsi e mettersi in un angolo e fare l'escluso dal mondo, non è quello lo scopo della coscienza di Krishna. Ma ovviamente il valore principale, il valore pregnante della vita di una persona dovrebbe essere un altro, dovrebbe essere quello che guarda appunto alla realizzazione spirituale. E per fare questo bisogna fare un pochettino di accorgimenti. Intanto bisognerebbe mettere al primo posto della propria vita Krishna. Questo diventa fondamentale per poter fare quello, perlomeno per uno spiritualista personalista come lo siamo noi, che appunto cerca la realizzazione spirituale attraverso la connessione con Dio, con il divino. Quindi quella dovrebbe diventare la priorità. Invece la priorità è per la gente un'altra. Io ricordo un episodio del passato, quando avevo prestato fatto del lavoro per un'azienda, e una cosa che mi lasciò molto perplesso, perché ovviamente uno quando lavori per mantenere te stesso e la tua famiglia devi un pochettino scendere dai compromessi. Un giorno il presidente di questa azienda, facendo un discorso davanti a centinaia e centinaia di persone, lui disse: voi la mattina quando sorge il sole, dovete vedere sorge il sole con il simbolo di questa azienda in mezzo, no? E io dissi: ma però, che belle realizzazioni che ha quest'uomo. Cioè, sto vive totalmente per questo, non ha nessun altro scopo nella vita. Peraltro una brava persona, voglio dire, una persona anche eticamente responsabile, insomma, una persona che potremmo definire per bene. Però ecco, lì viene fuori la differenza. Tu puoi anche essere una brava persona, ma qual è il fine della tua vita? E Srila Prabhupada ci ricorda costantemente, come sta facendo in questo commento, che le persone si impegnano in attività che non hanno in realtà una finalità utile per la nostra esistenza. Si impegnano in tutti questi ismi, no? Si impegnano nel populismo, nel marxismo, in questo, in quello, in quell'altro, ma in realtà sono tutte situazioni temporanee che non portano nulla di buono. E ci ricorda spesso che la forma di vita umana è adatta e fatta per fare austerità. Allora, quando noi parliamo di austerità, la gente incomincia a muoversi sulla sedia, a diventare un pochettino nervoso. Perché io devo fare delle austerità? Che senso ha fare delle austerità? Dice: ma io le austerità le facevamo una volta, adesso si sta molto meglio, la gente non ha più bisogno di soffrire come veniva fatto nel passato. Si soffriva, certo, non c'erano, fino, se ci pensate, fino a 60 anni fa, o giù di lì, 60-70 anni fa, non era così comune avere l'acqua corrente nelle case, non era così comune avere il riscaldamento nelle case. C'era tutta una serie di facilitazioni che mancavano. E più si va avanti, più la gente dice: no, io adesso io non tornerei più indietro, perché devo fare austerità? Questa parola li spaventa. E dice: sembra un ritorno indietro nella civiltà. Ma in realtà non è esattamente quello il punto, perché questo ritorno indietro nella civiltà è costante, o meglio, la civiltà che ci porta ad una conoscenza materiale è in continuo avanzamento, ma la civiltà che ci porta verso una conoscenza spirituale invece spesso è in regresso rispetto a quello che si può trovare come valore. Quindi l'austerità cosa vuol dire? La prima austerità che noi potremmo imporre a questa concezione di vita estremamente materialista e di spostare la nostra attenzione su qualcosa di spirituale. È chiaro che poi vengono fuori delle cosiddette austerità, perché i parametri sono diversi. Mentre noi devoti, o comunque gli spiritualisti in genere, per dire, prediligono le ore mattutine per poter fare le loro pratiche, queste non sono considerate delle pratiche propizie o utili per la maggior parte della gente. La maggior parte della gente vorrebbe non dover essere soggetti a nessun tipo di costrizione, quindi alzarsi quando gli pare piace la mattina, stare a poltrire fino a tardi e così via. Quindi
Quindi già il fatto che uno, per dire come fanno i devoti, o, ma ripeto anche gli spiritualisti in genere, alzarsi presto la mattina, questa è vista come una grande austerità. Infatti nella Bhagavad Gita è riportato questo, no? Quello che è la notte per lo spiritualista e il giorno per il materialista e viceversa. Cambiano proprio i ritmi. Allora certo che diventa un'austerità, perché se tu la paragoni a un certo tipo di vita, questa diventa assolutamente un'austerità. Però vediamo che quando si cambia il ritmo, quando cambiano le situazioni, non diventa già di per sé più un'austerità, anzi diventa poi un piacere, perché io personalmente, che spesso mi trovo a dover utilizzare le ore in cui vorrei riposare per poter fare dei programmi di prediche, eccetera, perché purtroppo dovendo predicare in questo tipo di società bisogna comunque essere presenti quanto la gente c'è, e la gente c'è in orari a volte diversi da quelli che noi possiamo, sarebbero interessanti per noi. Quando non riesco a fare le mie pratiche mattutine nel momento giusto, per me quella diventa un'austerità, il fatto di dover rinunciare ad un momento che è estremamente piacevole. Quindi diciamo l'austerità, sempre secondo i punti di vista. Però è chiaro che bisogna cambiare stile, bisogna cambiare parametro. E tutte queste cose all'inizio possono sembrare dure, possono sembrare difficoltose, possono sembrare problematiche, ma poi nel corso del tempo queste pratiche diventano sempre più dolci, no? Diventa sempre qualcosa di più apprezzato. Come anche la conoscenza stessa, qui viene fatto questo paragone nel verso del Sukadeva Goswami, dice insegna la rinuncia, insegna la conoscenza, rimane Dio stesso nella figura, Narayana scende per dare un esempio alle persone. All'inizio anche è difficoltoso cambiare tutta l'impostazione mentale che abbiamo fatto, ma Prabhupada ci ricorda spesso che quello che è veleno all'inizio, quello che è amaro più che veleno all'inizio, dopo diventa dolce, perché è chiaro che all'inizio bisogna produrre una modificazione all'interno della nostra coscienza, della nostra mente, ma il risultato che si ha andando avanti, andando nel corso del tempo, è straordinario. Perché più una persona si addentra nella conoscenza spirituale e più questa conoscenza spirituale diventa interiorizzata, la visione del mondo cambia, la visione del mondo si schiarisce completamente. E il devoto va verso questa situazione in cui diventa soddisfatto in se stesso, non ha più bisogno di circondarsi da tutta una serie di cose, come leggevamo prima dal mettere della distribuzione dei libri. Persone lavorano per poi fare che cosa? Per poi compensare questo stress derivante da questa attività comprando oggetti, tentando una compensazione automatica attraverso il possedimento di oggetti. Il devoto non ha più bisogno di queste cose e diventa stabile anche di fronte alle dinamiche della natura materiale. Le dinamiche della natura materiale, queste sono in continuo trasformazione, in continuo cambiamento. La materia stessa ha questa caratteristica di trasformarsi continuamente, di non crearsi, di non distruggersi, ma di trasformarsi. Quindi per una persona che non abbia una conoscenza spirituale, questo diventa un problema, perché le dinamiche della natura materiale diventano la tua fonte maggiore di ansietà. Vedete la gente com'è costantemente ansiosa, no? La gente, oggi piove. Poi se non piove per 2 mesi, non piove più. E poi questo, e poi quell'altro. E poi quando pensi che tutto sia d'accordo, arriva l'influenza. E poi dopo che è arrivata l'influenza, arriva... E sa, costantemente, quando questi sono problemi, insomma, minori, ma poi ci sono i problemi maggiori. E c'è costantemente ansietà. Invece vediamo che quando un devoto si è stabilizzato ed ha una coscienza spirituale elevata, sia indifferente a questo tipo di cose. Fino ad arrivare all'estremo, come quando Srila Prabhupada durante la Seconda Guerra Mondiale stava tranquillamente a cucinare, diceva, ma ci sono le bombe che arrivano, diceva, vabbè Krishna, se vuole che me ne vada mi prenderà con sé, se no, voglio dire, starò qui e continuerò a fare il mio servizio. Ma non era il ragionamento di una persona, di un fanatico, di uno che non sapeva cosa stava dicendo, o una persona che si era automotivata per comportarsi in un modo, diciamo, assurdo, distaccato, irresponsabile. Non era quello, nasceva proprio dalla consapevolezza profonda che Dio è il controllo di ogni cosa, la conoscenza realizzata.
Ed è così che anche quando i devoti vengono messi di fronte alle situazioni peggiori nella vita, non fanno altro che vedere la mano di Krishna, la mano di Dio, che in qualche maniera o li sta guidando o li sta usando per poter insegnare qualcosa agli altri. E vediamo che nella corsa della storia ci sono stati dei devoti, dei maestri, delle guide autentiche spirituali che addirittura hanno sacrificato la loro esistenza o addirittura la loro vita, ma attraverso questo sacrificio si è prodotta la trasformazione della coscienza di migliaia o addirittura di milioni di persone. Quindi il devoto entra in questo stato di consapevolezza e di chiarezza di fronte alle dinamiche della natura materiale attraverso queste pratiche che vengono descritte prima, quindi la conoscenza, la rinuncia, il distacco. E poi Prabhupada ovviamente riporta tutto a Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, come lui abbia veramente sottolineato che in quest'era la più grande austerità, se così vogliamo appunto dedicarsi alla vita spirituale, è il mezzo più utile in assoluto, è quello del canto del mantra del Krishna. E di nuovo, può sembrare un qualcosa di semplice, un qualcosa di austero, il canto del mantra del Krishna, però ha tutta una serie di risvolti che analizzarli ci fa sempre bene. A volte quando noi pratichiamo a fondo la nostra vita spirituale e quando veniamo in contatto con il mantra, sembra di arrivare in contatto con una voce fuori campo, no? Questo è capitato un po' a tutti quando la prima volta che hanno sentito il mantra. Se questa cosa che non c'entra nulla, cioè sento questa vibrazione, io sto facendo le mie cose, sto lavorando, sto studiando, mi sto impegnando, ho il ragazzo, la ragazza, la famiglia, questo e quell'altro, a un certo punto, paf, mi arriva questa vibrazione, ma cos'è? Questo penso che sia la sensazione che la stragrande maggioranza delle persone ha provato. È una vibrazione che è differente, è semplicemente qualcosa di differente. E arriva poi, piomba in qualche maniera la nostra vita e la maggior parte delle persone sono naturalmente attratte, perché come noi sappiamo che questa è una vibrazione spirituale, una vibrazione che arriva direttamente dal mondo spirituale. Le persone sono attratte, quindi bello, la maggior parte delle persone vengono affascinate da questo mantra, mi piace, lo canto. Va benissimo, è lo scopo di quello, lo scopo per cui Chaitanya Mahaprabhu ha avviato questo movimento, portare le persone ad apprezzare e cantare il mantra perché questo trasformerà la loro vita. Però quando poi uno inizia ad andare un pochettino addentro la coscienza di Krishna, quindi a praticare con regolarità il canto del mantra, si rende conto che è inevitabile lavorare anche su tutti gli altri aspetti per poter produrre concretamente questa trasformazione. Chaitanya Mahaprabhu ci ricorda che il mantra non ha regole, non ha restrizioni, può essere cantato ogni dove, in ogni momento, chiunque può farlo, nei luoghi più impensati, va sempre bene. Però più ci addentriamo, più ci rendiamo conto che la nostra vita deve essere modificata e la cosa diventa parallela. I devoti non mettono come al primo posto nelle cose da fare quando una persona arriva in contatto con Bhakti Yoga, con la spiritualità, quello di produrre delle trasformazioni sugli stili di vita. Non è quello il punto. Noi vediamo che sono persone che si avvicinano ai devoti e hanno cattive abitudini, fumano, bevono, eccetera, eccetera. I devoti generalmente non è che pongono molto l'enfasi su quello. Certo, non viene incoraggiato mai, no? questo tipo di attività, però non è la priorità. La priorità è proprio far sì che loro mettano il mantra all'interno della loro vita, all'interno della loro quotidianità. Perché che succede? E questo noi l'abbiamo visto non una volta, l'abbiamo visto decine e se non centinaia di volte. Nel momento in cui il mantra entra nella vita delle persone, questo riempie tutti quei vuoti che normalmente vengono compensati, per uno che ha una coscienza materiale, da cose materiali. Che siano cose a livello grossolano o che siano a livello sottile, quindi gli effetti prodotti da droghe, intossicanti, alcol, eccetera, eccetera, sono un riempimento di vuoti. E quando il mantra riempie questi vuoti, perché vuol dire invece di riempirli la coscienza di informazioni e di realizzazioni materiali, comincia a riempirlo di qualcosa che è più sostanzioso, di più duraturo, ed è fa parte della nostra stessa natura, tutte quelle altre cose vengono naturalmente spinte fuori.
Quindi non è tanto quello di rimuovere senza avere una sostituzione, ma di lasciare che il mantra ti dentro, e poi sarà lui stesso che spinge fuori. E le austerità, quelle che vengono considerate austerità da un punto di vista materiale, diventano quelle fonte di sofferenza, cioè il benessere materiale diventa la fonte di sofferenza per il devoto. Quindi c'è proprio un cambio completo di coscienza. Se il materialista considera il fatto di alzarsi alle 4 di mattina, di farsi una doccia, di fare tutto quello che le pratiche, che, no, di andare di, tutte le mattine, di cantare questi mantra, questi canti, eccetera, eccetera, lo vede veramente come una cosa, cioè, mamma mia, è possibile che non hai altro da fare, come dicevano. La parte lo spiritualista invece vede quando la sua vita è completamente piena, comunque sta diventando piena di queste pratiche, che alla fine si trasformano veramente in uno stato di coscienza, vede come austerità tutto il resto. E appunto qual è? Allora uno dice, ma io come faccio a districarmi tutta questa cosa? Perché poi c'è anche il rischio opposto, che l'austerità di per sé, un certo stile di vita, addirittura diventi una sorta di gratificazione dei sensi. Questo è un altro punto importante, perché se non c'è il passaggio, che per i Vaishnava è chiaro, che è quello di prendere tutte queste pratiche, tutte queste sorte di austerità, chiamiamole come volete, che comunque alla fine danno un piacere dopo un po' di tempo, a servizio di Krishna, e a quel punto diventa di nuovo un altro metodo, se vogliamo, per gratificarsi i sensi. Perché lo scopo del devoto non è quello di trovare il proprio autocompiacimento, la propria cosa, ma man mano che matura davanti alla vita spirituale, si rende conto che tutto deve essere necessariamente offerto a Krishna per avere un senso. Ecco che allora, perché sennò diventa anche lì la pratica spirituale fine a se stessa, la pratica religiosa, la pratica dell'austerità, dà una sorta di soddisfazione, di autocompiacimento, che in realtà è una sorta di gratificazione anche quella. Vi faccio un esempio. No? Ci sono persone che appunto hanno delle grosse difficoltà a vivere quelle che possiamo considerare le austerità, quelle basiche, nel senso che mentre qualcuno avrebbe degli enormi problemi a dormire su un pavimento o dormire su una, vivere in una situazione non comoda, eccetera. Per altre persone invece che praticano alcune vie dello yoga è esattamente l'opposto. Cioè quelli trovano quella forza, quella carica, perché l'austerità, quello è un punto importante, l'austerità dà molta forza interiore. Se uno pratica veramente l'austerità in modo serio, vi posso assicurare che la forza è devastante, quella che uno riesce ad accumulare. Il punto è cosa te ne fai tutta questa forza qua, se non la dirigi da qualche parte. Io conosco persone, sono spiritualisti di altre tradizioni, conosco una ragazza in particolare, questa pratica delle discipline zen, e lei per diversi mesi all'anno va in un monastero in Giappone, in montagna, dove la temperatura è praticamente sempre uguale tutto l'anno. Lei dice che difficilmente durante il giorno sale sopra i 14, 15 o 16 gradi. Sono posti un po' austeri, non c'è acqua calda, non ci sono materassi, non c'è niente, si dorme per terra, si alza la mattina, la doccia gelata, e si va avanti così. E insomma, è una persona, quella che si potrebbe definire una persona tosta, lei, no? E lo si vede, quando tu la incroci, la vedi che è una persona che ha una enorme energia dentro. E porta una sorta di autocompiacimento, perché poi questa forza viene direzionata semplicemente verso se stessi. E uno si domanda, qual è la vera austerità? Ad esempio, per una ragazza come quella, quale sarebbe la vera austerità? La vera austerità qual è? Quella di andare a fare quelle che per il più vengono considerate austerità? No, perché lei addirittura per lei sono una fonte di piacere, quello. Quindi nel caso suo la vera austerità sarebbe fare altro, semmai andare a vivere in situazioni che per altri comode, che altri dovrebbero lasciare. E qui entra in gioco il devoto, comunque la mentalità del devoto. Il devoto dedica la sua vita, dedica il suo corpo, la sua mente, la sua intelligenza, quello che può, i suoi soldi lo dedica a Krishna. E quindi prende la situazione più utile per poter far sì che la coscienza di Krishna venga diffusa e la utilizza, indipendentemente da quello che è. Allora, il devoto potrebbe anche utilizzare un jet privato per poter predicare.
non è quello il punto di cosa tu stai utilizzando e perché lo stai utilizzando. Se tu stai utilizzando una macchina costosa, un aeroplano costoso, eccetera, eccetera, perché questo ha una logica, ha uno scopo nella diffusione della coscienza di Krishna, è tutto ben accetto. Nel momento in cui invece questo non ha più una logica, ma diventa una sorta di gratificazione personale, allora il concetto di austerità viene meno. Per qualcuno è difficile comprendere questo punto. Ma come mai stai andando in giro con quella particolare facilitazione? Perché stai facendo quello? E non lo sto facendo per me, lo sto facendo per aiutare altre persone a comprendere meglio la coscienza di Cristo. Vi faccio un esempio. C'è un devoto in India che è molto facoltoso, sta parlando di capitani di industria che hanno decine di migliaia di dipendenti, decine di migliaia di dipendenti. E lui, quando venne in contatto con la coscienza di Krishna, una delle prime reazioni che ha avuto, che è abbastanza normale questo tipo di reazione, era stato quello di dire: ok, lascio tutto e vado a vivere al tempio, no? I devoti lo guardarono, ma lo fermarono immediatamente, e quello che poi diventò il suo maestro spirituale disse: guarda che questo non è lo scopo della vita, non è quello scopo di mollare ogni cosa e andare a vivere. Se Krishna ti ha fatto nascere in una determinata situazione, prendi e metti tutto al servizio di Krishna. E così lui l'ha fatto, fortunatamente, e grazie a lui c'è tutta una predica veramente straordinaria che avviene in certi ambiti, sia in ambiti, voglio dire, legati all'industria, ma anche alla politica o ad altro, che ha fatto sì che il movimento per la coscienza di Krishna, comunque la diffusione del Vaishnavismo, avesse una dimensione sempre più grande. Cosa che semmai non ci sarebbe mai riuscito a farlo il pur volenterosissimo Brahmachari, che sta vivendo in una situazione da monaco, eccetera, eccetera, eccetera. O meglio, la sua situazione, il suo stile di vita, il suo modo di essere, sicuramente può essere di ispirazione, ma non può essere considerato uno stile di vita praticabile da un certo tipo di persone. Mentre quell'altro che vive e comunque ha gli stessi interessi a una situazione similare, diventa un esempio perché lui, dalla sua posizione, ha inserito la sua coscienza di Krishna all'interno. Quindi vedete che Krishna utilizza molti metodi per poter diffondere la coscienza di Krishna, e l'intelligenza del devoto, l'austerità che fa il devoto, è proprio prendere la cosa più utile per la diffusione di coscienza e adottarla. Ecco che allora ci troviamo semmai un sannyasi che sta usando un certo particolare tipo di facilitazione. E Bhaktisiddhanta Sarasvati colse già lui il punto cruciale centinaia di anni fa, quando lui cominciò a dire ai sannyasi, che sono appunto persone che hanno fatto una scelta di rinuncia estrema, dicendo di guardate che la cosa importante è la diffusione per la coscienza di Krishna. Quindi se per andare da qui a dove dovete andare con la barca ci mettete un'ora invece che un giorno a piedi, avete guadagnato un giorno in più per poter diffondere la coscienza di Krishna. E ovviamente i suoi discepoli lo accettarono, ma l'opinione pubblica in quel momento lì non era così favorevole. Quando lui disse: per praticità forse è meglio che vi mettiate una maglietta addosso o un kurtan, e non che andiate in giro semplicemente con i due pezzi di stoffa, perché può essere, in alcuni casi può essere difficoltoso farvi comprendere, farvi accettare, oppure può essere anche semplicemente difficoltoso per viaggiare. Se serve salire su un'automobile, ben volentieri. Per noi sono cose normali queste, ma a quel tempo lì non lo erano per niente. Tant'è vero che Bhaktisiddhanta Sarasvati fu additato come un distruttore della cultura Vaishnava, e addirittura ricordiamoci che lui venne accolto a sassate a Vrindavana. Quindi quello che per noi è considerato uno dei punti di riferimento del Vaishnavismo, lui venne accolto dai Brahmana e dai Brahmana di casta, eccetera, eccetera, coi sassi. Quindi immaginatevi, questo perché lui sottolineava questo principio: la coscienza, la diffusione della coscienza di Krishna è il punto cruciale. Noi dobbiamo entrare in uno stato di coscienza tale per cui siamo indifferenti a tutte queste facilitazioni che ci possono arrivare. Semplicemente le prendiamo e le mettiamo a servizio di Krishna. È tutto bene. Quindi allora abbiamo tutti gli insegnamenti che ci vengono dati, e poi, voglio dire, il devoto intelligente da solo, con l'aiuto di qualcun altro, in accordo a tempo, luogo e circostanze, modella, voglio dire, il suo modo di comunicare, il suo modo di vestire, il suo modo di essere, eccetera, eccetera,
E questo tutto ha una logica se produce una trasformazione. Se questo produce, se gli effetti, come Prabhupada diceva, come facciamo a essere sicuri che una cosa funziona? Lo vedete dagli effetti. Se questo attira gente, cambia la coscienza delle persone, eccetera, eccetera, è positivo. Se no, bisogna lasciare quel metodo lì e prenderne un altro. E quindi l'austerità, in questa austerità principale per noi, in questa era qua, è proprio quella di mantenere fermo qual è l'obiettivo, che è la diffusione del canto del mantra di Krishna, e poi in base a quello che Krishna ci manda, poterlo dirigere proprio per facilitare la comprensione e la trasformazione di quante più persone possibile. Io credo di essere fuori tempo. Sì. Dai, Shila Prabhupada da chi? Ci sono domande? Ci sono domande?